Per il comitato di San Vito partiamo dalla festa di quest'anno, innanzitutto compatibilmente con le esigenze dettate dal Covid-19, come avete organizzato la festa? La festa di quest'anno approssimativamente è come quelle dell'anno scorso, solo che quest'anno ovviamente è capitato anche il 25° anniversario dell'Incoronazione del Monte della Libera, che io insieme al compianto Angelo Genovino 25 anni fa organizzammo questa grande manifestazione. Purtroppo oggi sono rimasto io superstite di quella manifestazione di 25 anni fa. Poi riguardando alla festa di San Vito, io come presidente di questo comitato sono 32 anni che organizza la manifestazione dei solenni festeggiamenti di Forio, ma devo fare un rimprovero, a dire il vero, alla cittadinanza, perché con questa pandemia che abbiamo e stiamo ancora in corso, la partecipazione della gente, in particolar modo della cittadinanza foriana, è un po' scarsa. Nel venire a ringraziare la Vergine Santissima con San Vito, che siamo questo comune che facciamo turismo e abbiamo delle grosse esigenze per sopravvivere col turismo e abbiamo bisogno di lavoro, che c'è scarso lavoro. E questo è quello, il rammarico che io mi rendo sempre conto, che quando più anni passano, più la gente si dimentica del Cristo, della Madonna e di San Vito. Dobbiamo augurarci che questa pandemia ci lascia il più presto possibile, che non ne possiamo più. E per l'anno scorso, ovviamente, ci auguriamo di tornare alle splendide tradizioni dei festeggiamenti di San Vito, con i 4 giorni, con le processioni, con i fuochi, con bandi, cantanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre con la collaborazione, del contributo del popolo di Forio. Perché senza la collaborazione, del contributo del popolo di Forio, la festa non si può fare, perché io anche qua devo dire con franchezza, mentre per gli anni addietro, e come ci insegna la storia, per il passato, i contadini di Forio, in illo tempore, stanziavano una giornata di zappa per i solenni festeggiamenti. Oggi nelle famiglie 4 figli non danno il contributo che dava il padre. Purtroppo sono persone anziane che ci lasciano. E la festa andiamo sempre a diminuire, a diminuire, a diminuire, a diminuire. E questi costi effettivamente non si potranno fare più, come li abbiamo fatto fino al 2019. Maddalena, la monaca, 25 anni dell'Incoronazione della Madonna, della Libera, spieghiamo innanzitutto l'importanza di questa festività. Questa festività è stata bella, però la prima incoronazione è ancora più bella, che abbiamo incoronato la Madonna. Adesso è stata commovente, sì, ma la prima è stata ancora più commovente. Siamo andati a Napoli a prendere la corona e poi l'ho portata io alla Madonna della Libera, e quando si è fatta la funzione il 12-25 anni fa, sono salita anche io sul palco col presidente vecchio, che non ci sta più adesso. Signora, quest'anno avete condiviso con San Vito questa festività, È stato com'è nata bellissimo, questa idea? è stato bellissimo. È nato, hanno proposto di tutto il comitato di San Vito di portare la Madonna e noi siamo stati contentissimi. Ecco, quali sono un po' le attività del comitato che in questi anni avete portato avanti e che continuate con tanto sacrificio a portare avanti? Abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo fatto il restauro nella chiesa, San Carlo Borromeo l'abbiamo restaurato, poi abbiamo fatto altri restauri, gli affreschi vicino al muro. È stata una I cosa, fiori. i fiori tutti, i fiori, gli affreschi, sono certi fiori antichi, l'abbiamo fatto restaurare, tante cose abbiamo fatto e continuiamo a fare.